21 donne con 21 storie da raccontare attraverso la mostra fotografica curata dalla fotografa bresciana Emilia Vila. 21 storie che portano con sé le diverse difficoltà che queste donne si sono trovate ad affrontare nella loro vita: la malattia, il lutto, la violenza, le difficoltà sociali. Tutte loro hanno però una costante comune: passando attraverso le difficoltà sono rinate. Per questo motivo la mostra fotografica prende il nome di Rinascita 21, dove il 21 è il numero che simboleggia proprio la rinascita. L'esposizione fa tappa dal 21 al 28 novembre al piano terra di Palazzo Pirelli di Milano, ma continuerà con il suo tour in altre località della Lombardia e non solo. Un grande esempio di empowerment femminile dal quale tutte noi possiamo prendere spunto. Il tutto è iniziato il 21 dicembre del 2021. Adesso una data a caso. Esatto, adesso ci troviamo nuovamente al 21 di novembre del 2022 e vorrei sapere da te, prima di tutto, perché la scelta del 21 e che cosa siamo venute a fare oggi qui al Pirellone con questo splendido manifesto alle nostre spalle. Beh, il 21 innanzitutto per me e per il mondo intero, come l'hanno detto anche sopra, significa proprio rinascita. Per me ha un significato anche personale, e che non sto qui a spiegare proprio in dettaglio, se no ci staremo qua mezza giornata. E oggi abbiamo presentato il nostro progetto Rinascita 21, iniziato un anno fa, e adesso lo stiamo concretizzando. Quindi, come promesso, la prima mostra è qui, al Pirellone, e siamo veramente onorati. E siamo grati a tutte le figure istituzionali che hanno reso possibile tutto questo e a tutte le 21 partecipanti, ovviamente, che hanno creduto, e a tutte le altre persone che hanno creduto in questo progetto, nella potenzialità di questo progetto. Tante sono le storie toccanti che si trovano all'interno della rivista e che si possono anche vedere nella mostra. Ho visto che c'è un piccolo QR code dove poi si può arrivare alla storia. Ti va di raccontarci magari, so che sono tante, sono 21, magari qualcosa che ti ha colpito particolarmente, ecco. Allora, sì, è vero, c'è un QR code che si trova sotto ogni immagine qui al della mostra, dove potete scaricare gratuitamente questo magazine, in cui troverete tutte le 21 storie in dettaglio. Ci sono storie drammatiche con lieto fine, ci sono di vario tipo. Abbiamo cercato di coprire un po' tutti i temi che purtroppo sono attuali, e ci sono alcune però che sono anche di ispirazione, perché non volevamo dare solo esempi di storie drammatiche, di malattie piuttosto che lutti e quant'altro, ma anche storie che possono essere di ispirazione per tutte le altre donne. Non saprei quale tutte, cioè non vorrei fare. Non posso dire che una è più importante dell'altra, sono veramente tutte importanti e tutte ci insegnano qualcosa. Attendiamo poi aggiornamenti su quelle che saranno le prossime tappe. Sì, la prossima sarà sicuramente a Villa Reale a Monza e poi si spera Brescia e Bergamo, visto che siamo anche capitale della cultura. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi, grazie.
Buongiorno, sono Anna Marcella, sono la presidente di Associazione Anemos Lombardia. Mi è stato fatto la proposta di partecipare a questo progetto perché appunto sono stata una donna vittima di violenza per 23 anni e poi ovviamente denunciando ho cercato di iniziare la mia risalita. Per cui partecipando a questo progetto appunto di rinascita ho voluto mandare un messaggio a tutte quelle donne che vivono una condizione di disagio che non per forza sia la violenza ma soprattutto se lo è, che ce la possiamo fare, possiamo comunque dare una speranza, mandare un messaggio, dobbiamo denunciare e quindi dobbiamo assolutamente aiutare le altre donne a capire che dalla violenza si può uscire e non si deve rimanere vittime per sempre. Ciao, sono Giorgia Salardi, ho deciso di sposare il progetto di Emilia quando me l'ha chiesto e del quale sono veramente onorata, perché il mio momento di crisi, che non è paragonabile a certe storie veramente toccanti che ho sentito raccontare e ho visto in questo contesto, è legato alla pandemia. Durante la pandemia io sono una commercialista, mi sono ritrovata tra le quattro mura del mio ufficio, un po' annoiata, io che sono abituata a essere sempre da clienti, tribunale, aziende, ho detto cosa posso fare? Ho il mio profilo Instagram con 300 contatti che erano un po' clienti, un po' amici, ho detto senti, comincio a parlare, faccio delle piccole pillole di fisco, così mi evito la telefonata al cliente, mi evito la circolare. Da questa cosa, nata un po' per gioco, ne è nato un profilo con oggi 13.000 followers, che è diventato parte del mio quotidiano, dove parlo di fisco e la cosa che mi ha motivato sono state proprio le donne. Quando si dice che le donne non fanno squadra, io la trovo una cosa assolutamente non vera, che è stata forse creata ad hoc questo falso mito per non farci emergere, perché il mio profilo è rimbalzato grazie a delle donne che hanno trovato interessanti queste pillole e le hanno condivise a loro volta nei loro profili. Oggi è seguito prevalentemente da donne che sono molto interessate all'economia, al fisco, all'imprenditoria. Non pensiamo che siano concetti prettamente maschili, anzi ci sono tantissime donne che hanno voglia di conoscere, voglia di capire, sono magari un pizzico più prudenti, certe volte abbiamo questo così retaggio di non sentirci adeguate, ma neanche un uomo lo è nel momento in cui non conosce una materia, forse ha l'azzardo che noi non abbiamo, abbiamo un po' più di prudenza, ma siamo assolutamente in grado di gestire economicamente la nostra famiglia, le nostre vite, la nostra vita professionale e non. Quindi io quello che dico sempre è l'indipendenza economica è il primo requisito che ci permette di essere libere, quindi parlare di soldi non è assolutamente un tabù. Ciao a tutti, sono Alessandra, H Viola Charm sui social e sono emozionatissima perché mi sta intervistando Radio Bruno, quindi scusatemi ma vado nel pallone, come un'altra volta ma ce la posso fare. Sono qui a Milano per il progetto Rinascita 21 e ho deciso di partecipare perché penso che dalle storie di tutte le donne si può trarre comunque una lezione di vita e uno spunto per fare sempre meglio.